Si rovina il ragazzino nel modo più sicuro insegnandogli che il pensare allo stesso modo sia più alto che il pensare in un modo diverso. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video, come dico io, chiacchiericcio, dove parleremo di un fenomeno di costume molto molto diffuso e dilagante, che è quello della omologazione della creatività. Nel preambolo ho citato Nietzsche, il quale diceva in soldoni che il pensare tutti allo stesso modo è qualcosa di deleterio, nefasto, quanto di più brutto la società possa inculcarci nel nostro cervellino. Bisogna pensare diversamente dagli altri per fare dei passi in avanti, perché se tutti pensassimo ugualmente non ci sarebbe modo di divincolarci dalla nostra piccolezza. Bene, quello che sta succedendo in questa epoca nel mondo della creatività e dell'arte è un po' quello di comprimere il nostro modo di pensare, facendo comprimere la creatività, omologandola tutta verso un'unica direzione. Questo video è il video che vi ho annunciato su come fare in modo che la nostra creatività si sviluppi e abbiamo parlato in tempi recenti di mandala, di quei cerchi pieni di creatività che vi ho insegnato dapprima a fare con gli zentangle, quindi il modo, il processo di rilassamento attraverso l'immissione grafica di scarabocchi che poi diventano dei veri e propri disegni articolati, oppure i mandala che sono poi una sorta di preghiera per alcune popolazioni in cui si riflette il cosmo, il nostro cosmo, all'interno di un cerchio. Anzi, vi lascio il link di riferimento di quello che ho già trattato qui su tra le schede informative, vi si stanno aprendo proprio in questo momento. Noi andiamo avanti nella discussione e approfondiamolo in maniera didattica e formativa leggermente più addentro. In questo periodo, un periodo fortemente di crisi sociale, non dico soltanto crisi economica, ma proprio crisi dei costumi sociali, è un po' un'epoca di passaggio secondo me questa, che non è relativa solamente a un momento politico dell'Italia, ma che è un problema globale e non è soltanto un problema nostro, quindi nulla di politico ha questo discorso se non un sentore a monte, intendendo per, tra virgolette, normi politica, un sistema che vuole inculcare ad una popolazione mondiale un modo di pensare che sia facilmente imbrigliabile e facilmente conducibile entro certi binari. Da sempre, cari miei, l'arte è stata il tallone d'Achille di tutti i sistemi che hanno voluto comprimere la personalità individuale. Da sempre l'arte è stato quel vagare, quella scintilla spontanea che ha fatto superare crisi, che ha fatto superare momenti, che ha continuato a parlare anche dove si voleva tacitare sempre qualunque voce volesse emergere da un coro unanime. L'arte e la figuratività, se ci pensate bene, dovrebbe essere portata come primo modello di comunicazione, come primo modello di veicolazione del pensiero, perché l'arte è universale. Cosa si intende per universale? Che un messaggio figurativo è universalmente riconoscibile. Se voi ve ne andate in Arabia Saudita e cercate di comunicare a parole, vi sarà difficile se non conoscete il linguaggio di quella etnia. Se invece nello stesso paese ve ne andate e chiedete un'informazione attraverso un disegnino, sarà molto facile che chi è dall'altra parte capisca cosa voi gli state comunicando e vi possa aiutare sempre tramite disegnino. Quindi la figuratività, capite bene, come vi renda poliglotti, omnicomprensibili, come vi renda fruibili della realtà in qualunque luogo voi siate, come ci metta in contatto gli uni gli altri, indipendentemente dalla lingua, dalla razza, dalla religione. Noi possiamo capirci attraverso ciò che vediamo, perché vediamo tutti le stesse cose, sebbene le interpretiamo tutti in maniera differente. Come diceva Oscar Wilde, nessun grande artista vede le cose come realmente sono. Se lo facesse, correrebbe il rischio di cessare di essere un artista. E allora, vedere le cose diversamente, seppur sempre le stesse, è un elemento che ci rende unici e nella nostra unicità esplicare la nostra creatività nel modo migliore, pur sempre rimanendo comprensibili da tutti. Adesso, cosa succede?
Il guizzo creativo, la creatività, l'estrema libertà non ci rende gestibili, no? In quanto società, in quanto massa. E quindi è bene cercare di controllare questa imprevedibilità che l'arte ci dona, perché è un grande dono, il dono dell'imprevedibilità, facendo in modo che lo strumento fantasia, lo strumento creatività venga leggermente compresso. Si educhi la popolazione ad essere meno creativa, più gestibile. Sicuramente sto generalizzando, sicuramente, che se no non si spiegherebbero comunque gli estri creativi, i grandi artisti, i grandi comunicatori, la satira per fumetto, che è quella che ha scaturito ultimamente grandi tragedie dell'umanità, no? E allora bisogna pensare alla potenza del mezzo figurativo e a come certi sistemi vogliano tacitarla. Come si comincia a fare questo? Forse noi non ce ne rendiamo conto e probabilmente da quello che ho potuto vedere nella mia presenza nelle scuole, che è costante da 12 anni a questa parte, non si rende molto conto neanche il formatore. Una grande compressione della fantasia la si è incominciata a fare veicolare all'interno delle istituzioni scolastiche. Di per sé non è una compressione, ma è il modo in cui si usa che la fa diventare. Sto parlando delle schede. In Italia, penso ormai nel mondo, perché l'Italia si è adeguata a un sistema esterno, è entrata all'interno delle nostre scuole l'idea della scheda. La scheda è, io vi parlo naturalmente delle schede figurative, non di certo di quelle di italiano o di matematica, la scheda è la sintesi di un momento figurativo. Per esempio, la maestra spiega la farfalla, il ciclo di vita della farfalla, come è fatta una farfalla, sottopone al bambino la scheda di una farfalla da colorare. Benissimo, voi direte, così il bambino fissa la propria conoscenza su quella scheda e impara come è fatta una farfalla. Bene, questo è quello che potrebbe passare come un messaggio positivo. In realtà è una risoluzione di un bisogno del bambino di creare con la propria fantasia l'acquisizione della forma della farfalla. In realtà al bambino andrebbe detto come si disegna una farfalla, fatto vedere a tutti gli allievi. Pensate che nella scuola materna non esiste più come funzione, la lavagna è stata tolta, quindi come momento di acquisizione corale di una cosa che poi l'individuo deve sviluppare personalmente. E allora la maestra potrebbe fornirsi di una lavagnetta, come ce ne sono, di quelle a spirito, diciamo così, far vedere come si costruisce una farfalla, quindi dire ai bambini adesso disegnate la vostra farfalla, magari farne vedere diversi tipi e fare vedere come si fanno le ali. Per esempio, io le insegno molto spesso con la tecnica delle quattro palle. Ora non ridete, va bene, si fa così, in pratica si fanno due cerchi più grandi sopra, due cerchi più grandi sotto, a cui si uniscono dei triangolini in fondo un po' spostati. Ma questo lo deve fare vedere la maestra alla lavagna, dopodiché deve essere il bambino ad acquisire la geometricità di quell'essere e a riformularlo nel suo cervello, quindi a riportarlo in atto creativo sul foglio. Idem la colorazione. La maestra può indicare un range di colori, ma non deve dire dove apporre quei colori, perché quello comprime la creatività dell'individuo. Voi mi direte, sì, però capisci bene, una maestra con 25 bambini come fa a seguirli tutti? Avete ragione, e qui subentrano anche i genitori che devono coadiuvare gli educatori e i formatori, perché la scuola non è un qualcosa di alias che deve occuparsi dei nostri figli, ma è un qualcosa di sinergico che deve andare a supportare quello che gli insegnanti cercano di fare. Adesso cosa dico? Con questo non sto colpevolizzando gli insegnanti, perché quando gli insegnanti forniscono una scheda al nostro figlio, lo fanno con tutte le buone intenzioni di fargli capire quello che stanno facendo, ma se dall'altra parte non si dà agli insegnanti la conoscenza di come fornire le schede, ma gli si danno solamente libri pieni di schede, è ovvio che 1 più 1 fa 2 e l'insegnante fornisce la scheda al bambino. Di solito come si fa a scuola? Si dà la scheda, appena si finisce di colorare la scheda, si dice al bambino: bene, adesso falla tu la farfalla, no? E il bambino la farà
sarà come quella della scheda, perché gli è stato detto di farla in quella maniera. E invece no, il procedimento dovrebbe essere inverso. Prima il momento fantastico, e quindi prima che il bambino si faccia una propria sintesi personale, dopo il momento di consolidamento della conoscenza, perché la scheda altro non è, ed è uno strumento ottimo, di consolidamento della conoscenza. Ci sono materie per cui la scheda è indispensabile, cioè le materie logiche. Quindi nella matematica, anche nell'italiano volendo, anche nella storia e nella geografia per la mappatura. Mentre per la creatività capite bene che una mappatura guidata è una costrizione, non va proprio bene, se non come supporto successivo. Quindi prima il bambino impara a fare la farfalla, poi proverà il gusto di averne una fatta proprio bene dalla propria maestra, che lui colorerà nelle forme comunque che gli sembreranno più opportune, non con gli spazi predefiniti, con tutte queste farfalle uguali e quel bruttissimo senso di comparazione tra un allievo e l'altro, dove c'è un bambino che colora dentro gli spazi e un bambino che invece colora smarginando, e questo già mina fortemente la personalità creativa dei bambini, perché i bambini se ne accorgono quando un disegno è più bello di un altro e si vergognano molto spesso di averlo fatto meno bello. Questo risalta subito agli occhi in disegni tutti preformati uguali, mentre se a un bambino si dà la possibilità di creare, di guizzare tranquillamente tra i colori, ogni compito sarà diverso e la comparazione sarà difficile, e state tranquilli che ogni bambino vi saprà giustificare ogni singolo segno che ha dato sul foglio. Questo è il primo momento di compressione fantasiosa a cui siamo sottoposti, che paradossalmente ci viene propinata per il nostro bene. Quindi spingo chi mi segue ed è un formatore che non si senta criticato assolutamente nel ruolo di formazione che svolge e ha svolto finora, ma se è incappato in questo equivoco della scheda, di riprendere un pochettino questo gioco, perché la scheda poi è un gioco creativo, e di voltarlo al servizio dello sviluppo della creatività del bambino. Io ho parlato come un qualcosa di fantastico, di acquisizione, di sicurezza del gesto creativo, parlandovi degli zentangle, li trovate qua. Effettivamente lo zentangle è il mandala. Perché? Perché libera la fantasia, perché da un puntino la fantasia comincia a sgorgare, a scaturire. Cosa succede? Nasce questa moda liberatoria bellissima, nasce da un momento di profonda cultura dei popoli che la adattano come momento di meditazione. Qualcuno la carpisce, si rende conto di quello che è il potenziale creativo di questa forma di meditazione figurativa, quindi viene portata nel mondo occidentale. Il mondo occidentale l'acquisisce, ne trae benefici, ci si rende conto che è una forma di divincolazione del pensiero. Oddio, qui la gente lascia la fantasia libera. Facendo un mandala, facendo uno zentangle, si può pensare qualunque cosa. Che facciamo? Facciamo nascere la moda dei libretti con i mandala o gli zentangle preconfezionati che la gente deve solo colorare. Colora questo spazio e ti rilasserai. Probabilmente è vero, per chi è un creativo come me è una noia mortale, equivale al colore puntini della settimana enigmistica, quel gioco che si lascia sempre ai bambini e che anche i bambini dopo i 7 anni si rompono di fare e passano a unisci puntini. Ora, voglio dire, che senso ha a 40 anni mettersi a colorare degli spazi precostituiti da altri? Ma perché? E magari anche col colore che ti hanno detto loro. Io posso capire che possa avere una valenza di soddisfazione per chi reputa di non sapere neanche tenere in mano una matita, vedere una cornicetta tutta, vedere una stampa tutta colorata da sé. Però dal punto di vista della acquisizione come ricchezza, come tempo che voi spendete per trarne un giovamento, vi voglio spiegare che è ben poca cosa. È molto più liberatorio prendere, che ne so, parliamo sempre della settimana enigmistica, oggi mi è girato così, la foto di inizio copertina, perché prima la stavo facendo, la foto di inizio copertina della settimana enigmistica è pasticciare la faccia di quello che ci sta in prima pagina facendo le caricature su di essa. Chi di voi non l'ha fatto?
quello è un momento di creatività, passando da una base che è la fotografia, ci si fa qualunque cosa di sopra, che gli fai dentoni, che gli fai il buco tra i denti, che gli fai i ciglioni, che trasformi i maschi nelle femmine e viceversa. Insomma, io credo che tutti noi l'abbiamo fatto, ditemi la verità. Questo è un momento di formazione, di sviluppo. Come un momento di sviluppo della creatività è stare al telefono a patapucchiare. Questo è sviluppo, non di certo colorare le cose che ci hanno fatto altri, a meno che, perché ci sono anche strumenti creativi in tal senso, me ne troverò qualcuno, se lo trovo poi ve lo comunico, a meno che non servano per educare a una tecnica pittorica. Per esempio, se c'è una sagoma che voi dovete, un po' come si fa per il mosaico, no? Che voi dovete poi riempire, e allora qui è più importante il gesto della tecnica pittorica che non quello, che non il supporto che vi dice come colorarlo. Può essere una guida, ma semplicemente colorare a matita, capite bene che è ben poca cosa. Pagare per l'acquisto di un libretto è obnubilante, è alla lunga noioso, vi allontana ancora di più dal concetto creativo, perché col tempo vi annoierete e non vi dà nulla a livello di costruzione fantastica. Cosa vi consiglio allora? Tanto se non sapete disegnare, compratevi uno strumento tipo quello che vi ho suggerito, lo spirogiro della Quercetti, o ce ne sono tantissimi dello stesso genere, anche da Tiger li vendono questi cosi che fanno le spirali e costano tipo 2 euro, sono più piccoli, ma insomma il concetto è sempre quello, esistono dei tempi dei tempi se non sapete disegnare. Se invece sapete disegnare, provate, cominciate da un puntino al centro e ornate tutto attorno, ornate, 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 qualcosa verrà fuori. Vi consiglio questi libretti? Mi dispiace ragazzi, io sono sicura che voi pensavate che vi dicessi di sì, e invece no. Fuggiteli, per quanto mi riguarda è un consiglio del tutto personale, non me ne voglia nessuno, però se volete sviluppare la fantasia nei bambini, se volete trovare un momento di relax che sia veramente appagante e che non sia alienante, cercate sempre di superare voi stessi, perché la più grande soddisfazione e il più grande rilassamento si ha dal superamento di una crisi. Un bambino deve fare una farfalla, non ci riesce, ha un momento di crisi davanti al foglio, la maestra sarà lì a indicare, la maestra, mamma o papà sarà lì a indicargli come fare, il bambino lo farà. Quel superamento di se stesso porterà al bambino un'acquisizione personale, un'acquisizione fantastica, uno sprone e soprattutto uno step in più nella personalità dell'individuo. Idem con le cose preconfezionate per adulti. Einstein diceva: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e per le nazioni, perché la crisi porta ai progressi. La creatività nasce dall'angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte, le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Questa frase, in questo determinato contesto storico, l'avete sentita centinaia di volte. Einstein si starà rivoltando nella tomba per quante volte l'hanno citata senza darle il giusto senso, adducendola, rimpicciolendola alla crisi economica che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che stiamo superando. In realtà qui Einstein parla di una crisi più profonda, di una crisi dell'io, di una povertà, di un impoverimento della persona, delle crisi personali, delle grandi difficoltà, delle grandi angosce personali. Il superare un ostacolo è una fonte di arricchimento. L'acquisizione della figuratività è il superamento dell'ostacolo e quindi l'arricchimento. Quindi non pensate all'arte solamente ad una materia che sia relativa comunque alla fantasia, al bel colorare, al dipingere, a qualcosa di ludico, come ci vogliono far credere che sia, riducendola al minimo all'interno dell'insegnamento scolastico. Ci sono pochissime ore di arte, invece ce ne dovrebbero essere veramente veramente tante. Perché? Perché libera la mente, e chi ha una mente libera capisce meglio la storia, il corso storico, capisce meglio la fruizione di quella che è la poesia, la musica, tutto, la matematica e l'arte sono così, sono cugine se non proprio sorelle. Quindi
aprite la mente all'arte e non fatevela obnubilare. Non dite io non so tenere neanche una matita in mano, che non ci avete mai provato seriamente se dite questa frase. Invece io vi dico, superate i vostri limiti e provateci. Io ci sto mettendo tutta l'anima per farvi avvicinare all'arte e non farvi cadere in questi piccoli gap che sicuramente, ragazzi, sono il frutto non di un sistema che ci vuole obnubilare. Questa lo penso io che sono una pazza, ma in realtà sono il frutto della sintesi sociale che vuole nella risoluzione facile dei problemi il mood vincente. In realtà non è così. Un sistema globale che ha paura della creatività perché è incontrollabile cercherà sempre di fare in modo di controllarla. La creatività ti porta a pensare diversamente da chi ti sta parlando, a non prendere come oro colato tutto quello che ti viene detto, a vedere la realtà ognuno con i propri occhi, perché la realtà non è univoca, la realtà ha diversi punti di vista, diverse prospettive a seconda da dove la guardi. In più, questa educazione che oramai viene improntata da piccolissimi deve essere scardinata e gli educatori, coloro che formano i nostri ragazzi, devono avere la consapevolezza di quello che stanno facendo. E spero che questo video possa essere d'aiuto per qualcuno e vi assicuro che non è una critica per nessuno, perché naturalmente io sono arrivata a questo studiando proprio queste determinate materie. Adesso, come usare le schede? Per i piccoli, ve l'ho spiegato, prima fornite il progetto di quello che è l'atto creativo, fate capire come è costruita una figura, universalmente alla classe, fatela disegnare, poi in classe, quindi dite quelli che sono i difetti di costruzione, lì dove il problema esiste, farlo capire al bambino e fargli superare il gap. Poi, secondariamente, dargli a casa la scheda da colorare come compendio visivo di qualcosa di grazioso da conservare, ma nulla di più è la scheda di creatività. Parlo soltanto della materia creatività, non parlo delle altre materie. Per gli adulti, fate da voi, siete grandi, non avete bisogno del libretto. Ragazzi, vi rendete conto che siamo in una società che ci sta portando a pensare che a 40 anni, a 50 anni si può trovare ricreo in una cosa che facevamo quando ne avevamo 4, cioè i libri da colorare? Pensate a questo, non abbiamo più 4 anni, ma ci possiamo divertire come quando li avevamo, creandoci da noi i nostri zentangle, i nostri mandala, i nostri spirogiri, fate quello che vi pare, voi meritate di più. E i primi a crederci dovete essere proprio voi, perché come diceva il super citato Einstein in questo video, la logica vi porterà da A a B, ma l'immaginazione vi potrà portare ovunque voi vogliate. Quindi credeteci, tenetevi stretta la vostra fantasia, la vostra immaginazione e sfruttatela per essere uomini liberi. Evviva la libertà sempre e viva l'arte! Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su pieno di fantasia e magari tutto colorato come decidete voi e condividetelo sulle vostre pagine se pensiate possa essere utile a qualcuno. Io vi aspetto sempre su tutti i miei social, sugli altri miei canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, vi metto i link qui da qualche parte giù nel box informazioni. E vi aspetto sulla pagina Facebook e come sempre vi aspetto per un nuovo video creativo sempre qua. Bene, basta parlare, vi ho tenuto anche abbastanza. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao, alla prossima!